Check 2, azione! Buongiorno a tutti, benvenuti nel backstage del cortometraggio Che cos'è l'amicizia, prodotto da 8 mm, che vede protagonista Salvatore Misticone in arte scafice. Ti benvenuti al sud. Per te cos'è l'amicizia, Alessandro? La capacità di essere sempre presente nella vita di una persona. L'amicizia è un sentimento che non tutti riescono a provare, perché l'amicizia è una parola molto grossa. Alcuni la immaginano diversa da quella che sia, falsità, tante cose. L'amicizia nasce da piccoli, bisogna conoscere un amico, qualcuno, crescere con lui. Lo sa, dovete fare una cosa ancora. L'amicizia tra uomo e gli animali, come ad esempio la tua col tuo cane, è davvero la più forte che esiste? Io credo che sia un legame indissolubile, poiché il cane non pensa a quello che hai o a quello che non hai, lui ti ama incondizionatamente. Per me l'amicizia, oltre ad essere uno dei valori più importanti, è anche un valore d'amore, e quindi credo che meglio di un cane nessuno possa esprimerlo, perché è l'unico che veramente non ti tradisce, anche se magari avrebbe modo di farlo, ma non è nella sua indole restarti accanto finché... Fedeltà massima. Perché gli chiedi l'autografo? È bellissimo! Ha detto che sei bellissimo, perciò ti chiede l'autografo. L'amicizia è quella che si è creata con il regista, quello che siamo riusciti a fare fino ad oggi insieme. È un piacere sempre aiutarlo in tutte le cose che facciamo sempre insieme. Più amicizia di questa, penso che non si... Dopo 8 anni fare lo stesso lavoro, lavorare insieme, soprattutto non crearsi quella cosa di competizione l'uno con l'altro, è sempre bello. È importante avere sempre un amico così. Speriamo che duri per sempre. È condividere i momenti belli e brutti con la persona di cui ti fidi. Fidarsi degli altri ed esserci sempre. Adesso è come avere un figlio, perché i miei figli oramai sono cresciuti, stanno tutti bene e lui ha bisogno di amore e affetto. Stop! Buona! Buona! Guarda, l'amicizia è importante, specialmente in un rapporto, perché dopo comunque può nascere un amore, però comunque gli amici servono molto nella vita, ti danno una mano anche nei momenti difficili e non solo, quindi è una cosa molto importante. È la verità, perché oggigiorno l'amicizia è basata molto sui social network. E credo che l'amicizia è qualcosa di più speciale rispetto a questa amicizia che si basa sui social. Spegnete questi computer e scendete. E capite il vero senso della parola amicizia. Di Clementino, che è stata molto bella, che indimenticabile, davanti, si può dire. La prima volta davanti alle telecamere è dura. È stato un lavoro molto faticato, come si dice, che il sacrificio alle volte viene ricompensato. E siamo andati avanti, poi conseguendo a questi altri cortometraggi. Non si dimenticano. Giusto. È la più bella cosa al mondo. È importante, quando non c'è l'armonia non c'è niente. Ma innanzitutto io ho motivo di ringraziare tutto lo staff della 8 mm Production, si dice così, che ha voluto onorarci della sua attenzione facendo diventare a Gero la set di questo cortometraggio. L'amicizia è tutto. Se non c'è amicizia non c'è capacità di condividere, di compatire, che nell'accezione etimologica del termine è patire insieme, ovviamente tutto perde di significato. Per me l'amicizia è quando qualcuno sa tutto di te e nonostante questo ti ama. L'amicizia, bella domanda. Per me l'amicizia ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella mia vita. E diciamo che l'amicizia è come la bellezza, e come dice Dostoevskij, l'amicizia cambierà il mondo. Con me
cornetti e 3 cioccolate calde. Va bene. E mi raccomando, a cioccolate cornetti, eh? Va bene. L'amicizia è superiore sicuramente ad ogni sentimento, perché è qualcosa che non lascia mai soli. Quindi veramente lì trovo un amico, trovo un tesoro, è un detto che ha un grandissimo significato e sicuramente risponde a verità. Però i veri amici sono pochi. Sono pochi perché in effetti la vita è complicata, quindi spesso uno si trova a contrastare attraverso interessi diversi o punti di vista diversi, però bisogna cedere, uno deve essere elastico per mantenere l'amicizia, deve comprendere l'amico perché in effetti lui aspetta comprensione. Dunque, quando io ho ricevuto per la verità questa proposta, non è una cosa che io faccio solitamente, cioè non faccio cortometraggi, ma più che altro perché mi interessa anche attraverso la mia agenzia più il cinema, la televisione. Poi devo dire la verità, ho avuto innanzitutto la gentilezza per come i responsabili dell'8 mm mi hanno contattato per telefono. Poi la mia compagna Luciana mi ha detto: guarda che prendiamo in considerazione questa cosa, perché ho parlato con questi giovani che reggono questa 8 mm, mi sono sembrati così garbati. Poi quando ho ricevuto il copione, insomma, a quel punto ho detto: no, è una cosa che si deve fare, perché è veramente una bella cosa, cioè innanzitutto perché penso che loro l'abbiano veramente sentita, l'hanno pensata con il cuore questa cosa, molto molto bella, molto importante, anzi consiglio tutti di vederla, perché è un cortometraggio che, anche se non ci fossi stato io, sicuramente andrà molto bene, molto avanti e rimarrà nella storia dei cortometraggi, perché veramente è di grosso interesse. Qualcosa per questo posto meraviglioso che è a Gerolo, no? Che cosa succede? Che noi oramai non viviamo più bene in città, e quindi una volta, sai, si immaginava che si stanno a Gerolo, ora diceva: ragazzi, visto che da loro stanno a Gerolo. grazie ragazzi. L'amicizia per me è un sentimento, quello vero, che quando va coltivato riesce ad arrivare fino alla fine dei nostri giorni, e difatti in questo cortometraggio abbiamo sottolineato proprio l'amicizia, quella vera, cosa riesce a fare dopo tantissimi anni che si è stata coltivata. Questo per me è l'amicizia, è un sentimento veramente forte che va al di là dell'amore di qualcosa o per qualcuno. Allora, l'amicizia per me è un sentimento molto importante, infatti con questo corto abbiamo voluto proprio far vedere che cos'è la vera amicizia, non l'amicizia che tutti i ragazzini e anche tantissimi giovani credono di avere, l'amicizia sui social, l'amicizia telematica. In questo corto abbiamo voluto dare importanza alla vera amicizia. A volte è meglio scendere da casa, non stare sempre su social, Facebook, Twitter. Meglio un caffè che un messaggio su Facebook. Che cosa si prova a dirigere un grande attore come Salvatore Mistigone? Salvatore Mistigone è stato veramente un grande. Dirigerlo per me è stata veramente una cosa eccezionale. Io sono giovanissimo e dirigere un grande attore come lui è stato veramente un onore. E dirigere lui è stato, guarda, abbastanza semplice, perché è stata talmente che comunque lui ha una grandissima presenza, è anche conosciuto come Scapice, però a interpretare questo ruolo, diciamo, non drammatico ma un pochino più serio, è stata una bella avventura. Comunque lui è un grandissimo attore, ha interpretato benissimo la parte ed è stato veramente fenomenale. Cosa ti aspetti per il futuro? Bella domanda. Bella domanda. Il 2014 è stato un bellissimo anno per noi, non ce l'aspettavamo, siamo partiti veramente quasi giocando a fare il primo corto, il primo videoclip per Clementino, poi ci siamo resi conto che stavamo andando veramente avanti, e con questo vogliamo chiudere proprio con i fiocchi l'anno 2014. Per il 2015 e per il futuro spero che continuiamo a
a fare cose del genere, migliorarci sempre di più, e speriamo che questo corto può andare avanti. E... Assolutamente. Speriamo. Te lo auguriamo. Grazie. Essere dei contatti umani con le persone, avere l'amore dentro da dare per gli altri. Se non si ha amore da regalare agli altri, da donare agli altri, non è amicizia. Amore, amicizia, è una sola parola, dice tutto. Quindi chi ha amore e lo dà agli altri, quello è l'amicizia. Mo, sei venuto da noi a dirci che cos'è l'amicizia. Mo tocca a te. Vada. Che cos'è l'amicizia? Ma l'amicizia è un sentimento fortissimo. Io dico sempre, poiché noi ragazzi, noi giovani abbiamo tante amicizie, io le differenzio tra compagnie ed amicizie. Le compagnie sono tante. Le amicizie, vi faccio un esempio, io ho un mio amico che non vedo spesso, però è un mio amico d'infanzia e con cui siamo cresciuti. E io praticamente anche a distanza di tanto tempo, basta vederlo 5 minuti o fare una chiamata e c'è quel sentimento proprio che lega sia la chiamata che l'incontro, anche se non ci vediamo o non ci frequentiamo per problemi lavorativi. La stessa cosa ad esempio è successa con Marco, con cui è mio cuginetto, perché sono più grande di lui. Siamo cresciuti insieme, per un po' non ci siamo visti, ma il legame, l'amicizia, ecco, l'amicizia che è un legame, un sentimento, ci ha fatto rincontrare e è andata avanti. Quindi è un sentimento raro, molto raro e molto forte. Grazie, e questo è tutto dalla regia. Buonasera da Gerola, un bacio. Buon Natale dalla 8 mm!